Amici della Matrioska, eccoci qua di nuovo, ben ritrovati, ben ritrovati. Stiamo vedendo questa sfida, tra virgolette, col comune di San Prospero, provincia di Modena, Grizzana Morandi, provincia di Bologna. Siamo adesso in perfetta parità. Perfetta parità, 13-13, io in mano uno strumento infernale. Speriamo di non doverlo usare, perché mi sa che oggi nella nostra penitenza, Sauro, che cosa? Se capitasse a me è grisa, però... Vabbè, insomma, meglio... Ci impegniamo, preferisci, noi facciamo tutto. Preferisci una penitenza dedicata, non so, a una bella poesia d'autore, che tu te la cavi bene, Sì, me la cavo. Immagino. Bene, bene, questo è uno strumento cui, naturalmente, speriamo di non capitarci, naturalmente, sulla penitenza, anzi, di vero, noi speriamo ci capita i nostri comuni. Ripartiamo dal comune, appunto, di San Prospero, forse un bel lancio di dadi, a ver se fatiamo un pochino di strada, forza Sauro. Guarda, un bel otto abbiamo fatto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo fanno sempre più alto sto tabellone, no? D'altra parte dice 21, casella 21, abbiamo mancato la penitenza. Casella 21 ci dice il fossa, stagionato per 3 mesi in tipiche fosse di forma ovale scavate nella roccia. Quindi? Beh, quindi formaggio di fossa, potremmo parlare di comuni tipo Talamello, che sono le zone... quelli dell'Appennino bolognese, noi siamo in pianura certo. E abbiamo un formaggio diverso che non è un prodotto tipico di San Prospero, però ci contraddistingue ed è uno dei prodotti che oggi abbiamo messo sulla tavola, il famoso parmigiano reggiano, vuol dire noi lo produciamo anche noi nella nostra, non è forse buono come quello di Serra Mazzoni, e qui provo a tenermi buono un po' il giudice, capito? Perché Serra Mazzoni è sicuramente un parmigiano reggiano più buono del nostro. Però devo dire che insomma, anche noi sulle nostre tavole mettiamo questo. Sauro, spieghiamo che stai cercando di corrompere. Stavo cercando di corrompere il sindaco di Serra Mazzoni. Tre punti diamo, tre ecco, punti io a però, me. Sì, okay. Votato. Già votato, sì, via. Però dopo la risposta che ha dato... Già votato, vabbè, insomma. Dopo via. La risposta che ha dato prima il sindaco di Grizzana Morandi, mi sono confrontato con la mia squadra e dico, noi effettivamente non abbiamo... delle eccellenze dal punto di vista di persone che hanno dato spicco, se non nell'ambito sportivo. Stefano Modena è stato pilota di Formula 1 che è di San Prospero, certo. Quindi ha dato un po' di lustro. Noi però il lustro l'abbiamo dai nostri prodotti tipici, e quando si parla di storia e cultura, allora dico, quale miglior cultura è il nostro aceto balsamico? Aceto balsamico tradizionale. Passo la parola a Edoardo Migliore, che in questi giorni ha fatto visita a quella che è per il nostro territorio l'acetaia del tradizionale Migliore. Vi illustro un attimino. Beh, apparteniamo a terre di vigne, e quindi il naturale corollario oltre al vino è quello dell'aceto. Il nostro aceto è quello di formula tradizionale di Modena, universalmente riconosciuto come un prodotto di altissimo pregio, e in realtà la nostra acetaia, che è l'acetaia del Cristo, produce aceto di qualità eccellente, tant'è che è stata riconosciuta come produttrice del migliore aceto balsamico tradizionale di Modena al mondo. E noi vi abbiamo portato qui una piccola storia dell'aceto. L'aceto si produce dalle botti e viene invecchiato in diversi tipi di botti. Qui abbiamo un campionario di queste botti, dalla più grande alla più piccola. Ha un processo di invecchiamento che è lentissimo. In occasione del 150° dell'Unità d'Italia, questo è un po' uno scoop, diciamolo, perché avete portato un prodotto d'eccellenza. In occasione del 150° dell'Unità d'Italia, l'acetaia del Cristo ha prodotto 150 di queste botticine di aceto, che provengono da una vecchia botte di famiglia che è stata approntata nel 1848. Quindi questo è ancora più vecchio, dell'Italia. Esatto. E ne hanno fatte 150 con questa serigrafia fatta a mano. Per valorizzare così le nostre terre è stata fatta questo disegno, ed è Ciro Menotti, certo, quello che guarda verso il Palazzo Ducale di Modena. La numero 1, questa è la numero 5 che ci hanno prestato, perché gliela dobbiamo riportare. Ci hanno detto, avevo capito male. Io tenetela lontano dal vice sindaco. Sauro deve neanche guardare. Ok, la tengo io se vuoi. Siccome mi sono impegnato personalmente, gliela riporto perfetto. Io.
La prima, l'acciaia del Cristo, la numero uno, l'ha spedita al Presidente della Repubblica. In occasione del 150esimo che immagino abbia gradito. D'altronde la produzione è, a parte questa eccellenza che insomma capita ogni 150 anni, la produzione è comunque una produzione lunga, corposa, certo, ma che però ripaga con un prodotto di assoluta eccellenza che vince premi mondiali, internazionali, eccetera. Bene, complimenti al vostro aceto, l'aceto di San Prospero. Ricordiamo, un prodotto, insomma, un'eccellenza della nostra Emilia Romagna, perché sono tanti prodotti, quindi l'aceto sicuramente è un prodotto strepitoso. Prego Grizzana, forza, via, lanciamo. Prego, un bel lancio. Un lancio di dadi, 5. un bel 5. 1, 2, 3, 4, 5, casella Matrioska. Che meraviglia, yeah. Ora sei felice la Silvia, che andiamo bello. Andiamo avanti gli altri 5, 1, 2, 3, 4, 5, casella Matrioska. Ancora, via. 1, 2, 3, 4, 5. Casella 28, tornata alla numero 1. Non è vero. No, scherzo, non è la casella. Ok. Casella 28, tele romagnole, battute con stampi di legno di Pero. E i colori ottenuti, vedi, dalla ruggine. Qua c'abbiamo le pere, c'abbiamo le pere a tal proposito. Esatto, queste, tutto, vedi, a fagiolo. Oggi. Tele romagnole, delle nostre tele ho parlato inizialmente parlando di Giorgio Morandi. Certo. Vorrei parlare di un'altra artista meravigliosa, una donna, la Norma Mascellani, che è stata un'allieva di Giorgio Morandi. Uh-huh. E ha onorato il nostro comune con una donazione importante di 22 opere. La Norma è stata una delle artiste più importanti. Aspetti, ti do questo microfono che si sente sicuramente meglio. Dicevo, la Norma Mascellani è stata una delle artiste più importanti, peraltro in un momento in cui essere artista per una donna voleva dire ancora subire qualche pregiudizio da parte degli altri. E io la vorrei ricordare con le parole con cui lei stessa si è descritta. Ho vissuto intensamente sempre, impegnandomi fino in fondo, accumulando emozioni di tutte le specie che ho cercato di trasferire nelle mie opere. Sono uno scricciolo, ma evidentemente forte come una roccia. Mi piace pensare di aver scalato la vita come un alpinista audace e vigoroso scala una montagna inesplorata. Senza pittura e senza generosità sarei morta da anni, e la morte che mi spaventa non è quella del corpo, ma dello spirito. Guai se dovessi cambiare, allora la mia vita sarebbe finita. Io credo che queste siano parole bellissime che rendono onore alla donna, certo, oltre che all'artista. E noi abbiamo la possibilità di godere ancora oggi di queste opere meravigliose della Norma Mascellani, che assieme ai contesti morandiani, certo, creano comunque quel luogo dell'anima, in particolare per quanto riguarda l'arte, che Grizzana Morandi sa esprimere oggi e per il futuro. Certo, certo. Complimenti, insomma, viene fuori un Grizzana Morandi sicuramente piena di cultura, ricca di cultura a tutti quanti gli effetti. Bene, allora lanciamo i dado naturalmente, ecco qua, perfetto, forza Sauro, un bel lancio di dadi, via, che vogliamo arrivare. Vogliamo raggiungere, perfetto, è caduto, vediamo dove si ferma. Vediamo dove si ferma, se si ferma. 2 e 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andiamo anche noi alla casella numero 28. Noi andiamo di pari passo con Grizzana. Quindi facciamo riferimento alle tele romagnole battute appunto con stampi di legno di pere. Qui ci stavano le pere, però l'abbiamo già detto. I colori ottenuti appunto dalla ruggine e dalla canapa. Si parla effettivamente di artigianato. Pertanto, prima Edoardo ha parlato dell'aceto, e qua merita di spendere due parole invece sulle botti. Sulle botti. Questo è l'artigianato vero. Certo. Abbiamo l'esempio del Mastro Prandini, sì, che è produttore di botti per l'aceto, da una tradizione, cioè sono 300 anni che la famiglia, si parla addirittura...
Si parla addirittura, devo cambiare il microfono. Si parla addirittura, dicevi, si parla addirittura. No, vai pure avanti, tanto abbiamo i microfoni che stanno... Si parla addirittura del Duca di Modena. Aspetta, aspetta, cambia microfono, finché ci sei facciamo un cambio di microfono. Ah, ma cambia pure il microfono, no, perché questo giochino... Si parla del Duca si parla di Modena. Che cambiava microfono, che diciamo. Cambiava microfono. E tu sei tutto sul Duca di Modena, vero? Tutto sul Duca di Modena, perfetto. Duca di Modena. Sul Duca di Modena, che questo era vicino a casa. Il Duca di Modena un giorno, passando con la carrozza, ruppe la ruota a San Prospero e Mastro Prandini fu il abile... nel costruire una ruota immediatamente, tant'è che si narra che il Duca di Modena poi tutte le sue ruote le facesse fare a Mastro Prandini, che negli anni, in 300 anni di attività, oggi abbiamo Pietro Prandini che è il trigenito, che ha ricevuto quest'anno dal Presidente della Repubblica l'attestato di Cavaliere del Lavoro e quant'altro. Quindi queste sono le sue opere, queste sono opere che tra l'altro servono per l'invecchiamento dell'aceto, sì. Che poi tra l'altro ogni botte è fatta di un tipo di legno diverso, fatto vero? Tipo di legno, sì. Ma che è sempre quello che va dalla cambia. Rovere, dal gelso al ciliegio, e chiaramente io non sono uno dei maestri dell'aceto, però so che l'invecchiamento fatto nelle botti di gelso piuttosto che di rovere, piuttosto che di ciliegio, danno chiaramente un gusto e un sapore diverso all'aceto balsamico tradizionale. Ah, ecco, ecco. Ma c'è proprio una, diciamo, c'è una successione naturalmente già stabilita, oppure... Ogni batteria, diciamo così, è fatta del suo legno. Pertanto voi avete la batteria del gelso, avete la batteria della rovere e quant'altro. Okay. Noi oggi qui abbiamo portato l'esempio dei vari legni, certo. Però chiaramente la batteria, l'aceto viene deve fatta, essere messa nella sua... Anche questa è una forma, proprio di botte. Una forma proprio di cultura veramente importante. Vogliono il microfono? Passiamo, esatto, grazie, perfetto. Mio, benissimo. Bene, detto questo, Saulo, strepitoso. Quindi, insomma, sì, no, l'aceto credo che sia sempre un argomento che affascina un po' tutti quanti. Credo che affascina i palati. Soprattutto, ma anche credo, insomma, sia curioso anche sapere appunto come viene, diciamo, preparato questo aceto che ha fatto veramente la storia della nostra regione. È stata la storia, l'aceto nasce secondo me nelle grandi diciamo così, le famiglie ricche che avevano la possibilità, certo, di prepararlo. Oggi invece nelle nostre zone sta avendo, diciamo così, un consenso diverso. Sono molti anche i residenti di San Proprio che sono impegnati da una decina d'anni, chi da 10, 15, 5 anni a fare questo. Grazie, un applauso al comune appunto di San Prospero. Io un attimo voglio andare qua dalla nostra giuria, perché secondo me si erano dimenticati di suonare, vero Sergio? Sì, ci siamo dimenticati, però dopo abbiamo suonato. È perfetto, l'importante è suonare anche ogni la tanto. La giuria sta lavorando proprio sui centesimi, perché siamo proprio lì che se la stanno tirando. Sarà difficile. Chi è che se la tira, Sergio? Qui è una questione di opinioni. Preferite lo zuccherino, diciamo, oppure l'aceto balsamico a livello di corruzione? Dipende da come ci corrompono. Esatto, noi, perché siamo lo zuccherino pronti. Con un goccino d'aceto non è male. Sì, è anche quello. Adesso vediamo. Bene. Stanno lavorando, vedete, intensamente. Bene, vuoi il microfono, Sauro? No, non ti basta. Passiamo il microfono a Grizzana Morandi. Oggi problema tecnico in diretta. D'altra parte, insomma, fa parte naturalmente del gioco. Quella 9. Stanno viaggiando alla velocità della luce. 4, 5, 6, 7. 8, 9. Brava, dopo l'8 c'è il 9. Benissimo, visto, Silvia, stai facendo. Casella 37. Che le dice? Donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese. Aspetta, lo disse. Perfetto. Branca Leone. Perfetto, Branca Leone, ottimo, grande. Ludovico Ariosto. Allora, noi abbiamo un territorio che è ancora oggi segnato da una presenza medievale importante, e quindi i nostri borghi storici offrono grandi opportunità sia per quanto riguarda la cultura, sia per quanto riguarda la storia, sia per quanto riguarda la natura. E il mio collega prima ha mostrato i prodotti che il Comune di San Prospero ha portato oggi qui che possono essere apprezzati dagli spettatori della Matrioska. Vorrei anch'io farvi vedere l'allestimento, peraltro vorrei ringraziare Massimo che ha curato le composizioni floreali. Tenete conto che quello che noi oggi vi mostriamo è il frutto della nostra terra, è tutto rigorosamente raccolto nel nostro territorio, nel nostro Appennino,
dai prodotti più tradizionali, il fungo porcino. Io credo che sia superfluo ricordare la bontà e la varietà di piatti che possono essere realizzati con i funghi porcini. Questi sono i funghi della nostra terra. Abbiamo parlato dello zuccherino montanaro. Vorrei farvi apprezzare un altro elemento veramente molto importante, il fior di latte. Il fior di latte che veniva realizzato nelle nostre case con il latte chiaramente delle nostre stalle, ancora oggi è tradizione delle famiglie, in particolare in occasione delle festività, realizzare il fior di latte. E questo è veramente un dolce splendido, certo. Un dolce povero per alcuni aspetti, ma sicuramente molto gradito. Oggi si chiama creme caramel, noi vogliamo però ricordarlo con il nome tradizionale. Che è un po' diverso. Il meccanismo è più o meno identico, nel senso che viene comunque realizzata una camicia con lo zucchero che viene caramellato e poi comunque a base di latte. E qui lo abbiamo sfornato e visto che si parlava di giuria corruttibile, eventualmente certo. Chi vuole sta prendendo una piega cercare pericolosa. Di ecco, di già valutare, sfornato, già votato, perfetto. C'è di Ottolino valutare che... la coerenza, la coerenza tra adesso, questa è la ricetta tradizionale. Okay, io non vorrei però distogliere troppo l'attenzione, perché non solo i giudici, cioè anche la conduzione no, è corruttibile, per noi abbiamo infatti. Ma... noi potremmo sempre sbagliarci anche nel conteggio delle caselle, ecco, volendo, capito? Insomma, comunque. Allora, chi avrà voglia di verificare la coerenza tra il risultato finale di oggi e la ricetta tradizionale... Perfetto, noi certo. Abbiamo voglia di fare questa prova. Bene, un applauso a Grizzana, bravissimi, bravissimi. Allora, ti diamo il microfono, creiamo il microfono. Sindaco, se ci dà il microfono un secondo... Che oggi dividiamo sì, tutto. Sì, dividiamo tutto. Sauro, pronto, un bel lancio pronto. Di là, di via, vogliamo fare... Tre, mamma mia che... Ti stanno contestando anche i tuoi. Allora, uno, due, tre. Aia! Andiamo nella casella 31, Pozzo a Rasoio della Rocca, quindi la casella penitenza. Eccala. Ecco, te la sei tirata un pochettino. Un antico trabocchetto siamo militare sicuri, scoperto e riportato alla luce degli anni 70. Ti fidi? Eh beh, insomma, anche la penitenza ti tocca. Allora, forza, vediamo le buste penitenza. Chi ha le buste penitenza? La giuria. Abbiamo la nostra giuria. Forza, le buste. Uno, due, tre. Silvestrini, stavi dormendo? Stavi già pensando al creme caramel? Allora, vediamo un po'. Bastano solamente la 1, la 2, la 3. Detta così... Scusate le spalle, capisco la coppia di fatto qua dietro. Allora, la giuria ha dato le buste, vediamo un attimino. Posso fare scegliere al re Becchi? Al re Becchi? Al re Becchi. Re Becchi, detta prego, così. Re Becchi. Chi è Re Becchi? Eccolo qua. Becchi. Ecco, Re Becchi, giovanissimo. Giovanissimo. Scegli una è bella penitenza. Scegli una bella penitenza, vediamo un attimo. La busta numero uno. Vediamo un attimo cosa ha scelto il nostro Re Becchi. Allora, abbiamo quella per il presentatore che c'ha sicuramente... A te non interessa, come per il concorrente, chi lo sa. Allora, vediamo un attimino, 3 minuti di tempo, un bel indovinello, dai, sei andato bene, insomma, sei andato bene. Allora, io ti darò la busta, ti potrai mettere là seduto comodamente, ok, così ti impari, ti leggi lì, e poi cercherai di dare. Quando hai la soluzione, secondo te, ci chiami, ci avvisi, ma naturalmente, prima. Nei tre tempi. L'indovinello dice, sì Silvia, stai calma, no. Ok, arriva solo prima. Arriva solo dopo ma nasce, solo nella luce, è sempre la stessa, ma sempre un po' diversa. Io è semplicissimo, poi uno che ha una botta di cultura come la tua, qua c'è, è sprecato. Infatti secondo me... Ti lascio il microfono, ti puoi accomodare nell'angolo nel penitenza, pensatoio. Nel pensatoio, ok? Uno della vostra squadra che controlli naturalmente, che faccia bene, che non abbia suggeritori, perfetto. 3 minuti di tempo da questo momento, quindi... Ma è difficilissimo, quindi... io non è difficilissimo, tanto lui è bravissimo, vedrai che non ha sicuramente difficoltà, voi non potete naturalmente suggerire, poi vedremo la soluzione, ok? Tutto a posto, Sauro? Sì, tutto a posto. Perfetto, bene, ti vedo molto entusiasta, 3 minuti di tempo, quindi dobbiamo arrivare naturalmente verso i 7 minuti e verificare, insomma, come... Prego, noi possiamo andare, possiamo andare. Tempo. 8...
dove siamo? Sei la bianca tu sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casella Matrioska! È diventata una sorta di sigla quando... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casella 53. Numero 53, la leggo, sì, da qua, guarda un po'. Ma sì, ma Reggio Emilia, la città del tricolore, fu la prima ad adottare la bandiera italiana. Tricolore... Abbiamo appena festeggiato i 150 anni dell'Unità d'Italia e io in questa sede, che è una sede di divertimento, vorrei però ricordare qualcosa che non è forse adeguato a trasmissioni come questa, ma che fa parte della nostra storia, della nostra cultura. Il Parco Storico di Montesole, che ricorda i caduti della Seconda Guerra Mondiale. 300 grissanesi hanno pagato con la vita i loro ideali di giustizia e di libertà e assieme a tanti altri, circa 750 persone, sono deceduti tra il settembre e l'ottobre del 1944, in quella che normalmente viene ricordata come la strage di Marzabotto. Grissana Morandi è decorato con la medaglia d'oro proprio perché ha avuto queste perdite così importanti e per me, che rappresento le istituzioni, quando si parla di tricolore e quando si parla della nostra patria, diventa assolutamente indispensabile ricordare tutti coloro che ci hanno reso possibile essere qui oggi in democrazia e in libertà. Credo che sia giusto ricordarlo. Quindi, quindi... onore, certo, ai caduti, certo, ai caduti di Grissana Morandi e di tutte le altre guerre. Bene, bene, è un momento, insomma, un momento importante della nostra, sì, storia. Esatto. Allora, siamo arrivati quasi ai 3 minuti, già il tempo vola, Sauro, mi avvicino a te, so che tu almeno 4 soluzioni avrai, 4 o 5, ne hai una? Perfetto, no, ma quello è a testa fuma. Allora, Sauro, tu sai, vero, che allora questo ci porterà a continuare a andare indietro di 5 caselle, quindi questo è un momento importante e molto delicato. L'indovinello era molto semplice, immagino, vero? Semplicissimo. Semplicissimo. Arriva solo prima. Esatto, quindi? Arriva solo dopo, ma nasce solo nella luce. È sempre la stessa. È sempre la stessa, ma sempre un po' diversa. Semplicissimo. Semplicissimo. L'ha scritto? È un pensiero molto profondo di Sauro Borghi. Di Sauro Borghi, sì. Ed è la vita. La vita? La vita. Ma pensa a te. Saurone! ma non potevano scegliere meglio. Un applauso, è stato bravissimo, eh? Guarda che bravi, Come fai a sapere queste cose? È un cose? Pensiero profondo. Cioè, chi ha ideato questo indovinello era comunque una persona seria. Era di San Prospero. Sicuramente di San Prospero. Ci accomodiamo là, via, vieni Sauro. Che... Un applauso perché, insomma, è stato veramente bravo, bravo. Non era facile, non era facile. Voi lo sapevate, voi della giuria? Neanche lui, perché era la luna. Sauro, la luna! La luna arriva solo prima, arriva solo dopo, ma nasce solo nella luce, è sempre la stessa, ma sempre un po' diversa. È la luna. Io non l'ho è capito, vero, neanche però, con la soluzione, però, ma vabbè. Però vorrei ricorrere alla giuria, certo, perché certo, secondo me è importante. Cioè, questa, d'altra diciamo parte, che era però, la soluzione gnocca. Gnocca, lascia stare la gnocca, perché già abbiamo le pere, abbiamo la gnocca, scusa, ci mettiamo anche qui. No, ti volevo dire, la luna è vita però. Esatto. Te lo ma devo io dire. Io direi che è la vita che è luna. È la vita che è luna. Sì. Sì, quindi... Perché se voi ci pensate un attimo. Sì. Arriva solo prima. Chi? La vita arriva in un attimo importante. È luce. È luce. Perché quando la vita è luce. Nasce, è luce. È luce, certo. Okay. Anche se è al buio. Sì, anche se... Poi è sempre la stessa. La a seconda che uno la voglia monotona o meno. La vita è sempre, sempre la stessa. Però, però. Sì, però. Anche arriva un po' diversa. Anche un po' diversa. Quindi secondo, però vita, luna, vita, secondo sì, me ci sono andato vicino, dai, fatemi un applauso. Serio, dai. Bravo per la simpatia, voto simpatia, mi raccomando. Sì.
Dobbiamo retrocedere di 5 caselle. Però. Ahimè. Speriamo poi nella clemenza della giuria, perché insomma qui il voto simpatia 10. Vado sulla matriosca, qui qua dietro gli altri 5. Andiamo alla 26, torniamo qui però, insomma via. Vediamo la giuria perché sono stati simpatici, io terrei in considerazione questa cosa qua, no? Giusto? Ci può stare, no? Anche la verve. Anche la verve, bene, bene, però tocca a noi andare avanti perché giustamente noi abbiamo dato solo la soluzione, tocca a noi fare un bel... Facciamo un 14. Vorrei fare 14. 14, 14 lo puoi fare, hai fatto 5. Sì. Complimenti, avete scelto Sauro che veramente... Torniamo 1, lì! 1, 2, 3, no! Sì, siamo tornati su un pozzo! Oh no, oh. E mo? Pozzo a rasoio nella rocca di Dos. Un antico. Vuoi accomodarti intanto? Che intanto facciamo scegliere la Renita qua. Casella, penitenza. Perdonatemi, ma è una gag questa qui. Casella, è una tortura. Forza, vediamo. Busta numero 2. Busta numero 2. Tutto bene, Sauro? No, sono contentissimo. Perfetto. Perché no? Allora, qua perché non so c'è che la squadra sta apprezzando. Però naturalmente. Qua ti va via grassa. Vabbè, insomma, una botta di fortuna almeno ci vuole. Hai una poesia da imparare a memoria in 5 minuti. Che ci dirai alla fine del programma? Sei la mia schiavitù, sei la mia libertà. Non è la luna, stavolta la vita, eh? Allora, sei la mia schiavitù, sei la mia libertà, sei la mia carne che brucia, come la nuda carne delle notti d'estate dove c'è la luna, sei la mia patria. Tu, coi riflessi verdi dei tuoi occhi, tu, alta e vittoriosa, sei la mia nostalgia, di saperti inaccessibile nel momento stesso in cui ti afferro. Scritto da Nazim Hikmet. Ma ti rendi conto? Lo conosco. Lo so. Non avevo dubbi, questo capita a fagiolo. Ti auguro buon lavoro, concentrati perché tanto noi non faremo rumore. Tu hai questi 5 minuti per imparare questa poesia di Naim Ahmed, che è tipico locale, anche questo è dell'Emilia Romagna, nostra indigeno qua del posto. Tocca Grizzana Morandi, via, vediamo un attimo. Il microfono ce l'ha lui però. Sta recitando un sermone. Scusi, il microfono te ne fai niente, lui se parla al microfono. Era rimasto, gli era venuto in gesso. Prego, prego. Era concentratissimo. Sì, sì, sì. È imbarazzante. Vediamo. Abbiamo fatto 11. Oh, mamma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 62. Piacenza, nucleo di origine romanica, edifici dal Medioevo al Barocco, una città incantevole. Come edifici, Grizzana Morandi, d'altronde. Edifici di origine romanica, sul nostro territorio noi abbiamo un santuario, che è il santuario di Montovolo, che quest'anno ha celebrato l'ottavo centenario. Ottavo centenario è stato la nuova costruzione, quindi è datata 1211, ma le sue origini sono sicuramente etrusche. E per parlare del santuario di Montovolo chiamerei Stefania. Prego Stefania. Stefania, occhi meravigliosi, eh? Il bodyguard secondo me badava Stefania, non le Morandi, che non se la portino via. Che... Parliamo di Montovolo, che è in assoluto uno dei luoghi più suggestivi del comune di Grizzana Morandi. La sua storia, come diceva il sindaco, è antichissima e probabilmente addirittura si deve datare all'epoca degli Etruschi. Infatti esiste una teoria molto accreditata secondo la quale Montovolo sarebbe addirittura un centro oracolare antichissimo, un luogo un po' come Delfi in Grecia o altri luoghi in Egitto o in Asia Minore. Uno degli ombelichi del mondo, niente di meno, quindi esatto. Insomma, tenete un po' presente. Ecco. Quindi Montovolo è un luogo eccezionale, sono stati ritrovati qui dei resti appunto che fanno riferimento a questo passato etrusco, pare che esistesse un antichissimo tempio e proprio su questi resti è stato poi costruito il santuario appunto che ha festeggiato l'ottocentenario quest'anno. Ecco,
la presenza appunto di questo passato così antico è testimoniato da vari elementi. Ad esempio, sulla lunetta di questo santuario si trovano dei simboli particolari, tra i quali il cerchio che contiene all'interno la croce, i gigli e le colombe. Sono tutti simboli etruschi. E in particolare appunto certo. Questo cerchio con all'interno la croce sarebbe proprio il simbolo dell'ombelico del mondo. Bene, detto questo, perché siamo praticamente in chiusura, complimenti, un applauso a Grizzana, perché anche questo non si fanno mancare niente a Grizzana. A Grizzana Morandi, allora, per quanto riguarda il gioco si conclude qua, quindi non ci sono dubbi, praticamente il punto riguardante il gioco se lo aggiudica il comune di Grizzana Morandi. Bravi. Facciamo un applauso, sono arrivati vicinissimi alla soluzione. Mentre, prendo un attimo il microfono, ti chiedo scusa, mi avvicino a Sauro che ha imparato almeno il nome dell'autore. No, ecco, no, è l'ultima cosa che ho guardato. Vieni, facciamo, allora, l'ultima cosa che guarda, ovvio, ti interessava altro. Allora, Sauro, vogliamo, sta ancora leggendo, abbiamo qualche secondo per, insomma, per recitare questa poesia. Anche perché mi avevate detto 5 minuti. 5 minuti, infatti stiamo prendendo tempo, no? Allora, via, cominciamo da questa poesia. Non chiediamo tanto l'interpretazione. Come si intitola? No, il titolo non lo guardate. Ah, no, molto bene. Se la mia schiavitù... Memoria anche il titolo, è un delirio. Anche come l'autore, non posso... No, assolutamente. Sei la mia schiavitù, sei la mia libertà. Prego, deliziaci di questa tua... Sei la mia schiavitù, sei la mia libertà, sei la mia carne... Che? Nuda... No, dire cose che non si possono... No, sei la mia carne che brucia... Brucia, bravo. Che brucia... Come... Come la nuda notte d'estate. La nuda carne delle La nuda carne dell'estate. Sei la mia? Patria. Oh. Alta ed orgogliosa e vittoriosa. Quella è la seconda puntata. Vai avanti. Tu con i riflessi verdi. Dei tuoi occhi verdi. Dei tuoi occhi. Tu. Alta e vittoriosa. Sei la mia? Sei la mia anima. Nostalgia. Sei la mia nostalgia. Che cacchio ce ne frega. Di saperti? Di saperti inaccessibile. Sì. Aspetta, no. Di saperti in finale lo sa. Finale lo sa? Nel momento in cui prove non ti afferro. Eh? No. Nel momento stesso in cui ti afferro. Ah, nel momento. No, ho sbagliato io, scusa, no, c'è scritto. Nel momento stesso in cui ti afferro. Ti afferro. Inaccessibile nel momento stesso in cui ti afferro. Beh, bravo, bravo, dai! Bravissimo. Bravo, perché non era facile, non era facile, assolutamente, bravo! Allora, bravissimo, complimenti, qui ci hai stupito veramente tutti, Quindi oltre all'aceto teniamo in considerazione che ci darà sicuramente, insomma è stato anche abbastanza bravo, vogliamo sentire dalla nostra giuria chi avete decretato, allora quanti punti, escluso il punteggio naturalmente. Tutti in una volta? Sì, insomma. Vediamo un attimo, Silvestrini, presidente della giuria. Vabbè, allora, noi abbiamo attentamente valutato tutte le varie prove, i vari sorteggi, sì, i vari premi. Anche a livello di mezzi punti, proprio stato estremamente capillare, sì. E quindi abbiamo in testa Grizzana Morandi. Con quanti punti ce lo sei fatto? 52,5. Però vorremmo fare una verifica. Sì. Se ci dai un 30 secondi, un minuto? Per la verifica, anche per l'allestimento. Sì. Una piccolissima verifica, abbiamo ancora, credo, pochissimi minuti. Bene, detto questo, naturalmente, insomma, via, ricordiamo che avete naturalmente la votazione sul web, perché prevede un'altra classifica ancora, quindi scatenatevi sul web in questa settimana. Naturalmente qui va in onda la puntata di Grizzana Morandi. Ci siete? Senti come fremono, no. Il punteggio, insomma, è chiaro che insomma fate i bravi, naturalmente. Quindi ricordo naturalmente il punteggio sul web, perché è importantissimo. Esatto. Quindi potete votare naturalmente su internet. Sul sito www.lamatriosca.it. Esattamente. E ricordiamo che la giuria deve attribuire 3 punti. Certo. Il primo al vincitore del gioco, un altro punto al miglior allestimento, alla miglior scenografia. E il terzo alla miglior presentazione, alla verba, alla simpatia. Beh, insomma, direi comunque due comuni che si sono presentati sicuramente bene sotto tutti i punti di vista. Quindi mi raccomando, insomma, scatenatevi sul web adesso, quindi vi potrete sicuramente aggiudicare quello che è il punteggio tramite internet, coinvolgete i vostri concittadini, le scuole, tutti chi più ne ha più ne metta. È un gioco, quindi complimenti alla come sono presentati i nostri due comuni. Ci siete, giuria? Sì, le sommatorie varie. Lo vuoi subito?
Ma sì, siamo già fuori di 4 minuti, Sergio, quindi con calma. Ah, quindi si aggiudica anche il punteggio, naturalmente. Ma come mai su tre quindi, punti passa... semplici questi numeri, con le virgole? Passeri della matematica. Sì, quelli sono, sai, quelli sono i zuccherini, un po' di fior di latte, ma sono quelle che fanno la differenza. No, a parte gli scherzi. Non c'è più tempo. Non c'è più tempo, ci rivediamo perché insomma peccato il comune... Peccato perché avevo un appello al voto da un personaggio straordinario. Ho capito, però magari ce lo teniamo per la prossima volta perché siamo andati veramente oltre. Semmai. Perfetto, un applauso naturalmente a Grizzana che si aggiudica la prima puntata, un applausone a San Prospero perché devo dire la fortuna non vi ha aiutato, simpatia sì, ma la fortuna ragazzi veramente, però insomma c'è la possibilità ancora, ripeto, su internet di vincere. Noi ci vediamo la prossima settimana, ringraziamo qui il Salone delle Terme naturalmente di Riolo, ringraziamo Poletti, Proni, tutti quelli che ci danno una mano a proseguire questo programma. Silvia! Sempre sul canale 90 del Digitale Terrestre, su DTV, questa nuova emittente che ci ospita. E a cui vi affezionerete. Assolutamente. Ci vediamo, ciao a tutti, la prossima settimana. Ciao, grazie.